Questa seconda parte noi l'abbiamo immaginata più in forma di chiacchierata con i nostri ospiti e per iniziare, diciamo così, questa seconda parte del nostro incontro partirei dalle difficoltà che abbiamo avuto, diciamo così, nell'organizzazione di questo seminario che Sara in parte ha già richiamato. Perché può sembrare strano, ma non è stato poi così semplice trovare le persone giuste, o almeno le persone che noi riteniamo siano quelle giuste per affrontare il tema di questo nostro incontro. E dico che sembra strano perché ovviamente, come dire, la centralità che la comunicazione web e social ha assunto nel corso degli anni e il condizionamento che questi media esercitano sul nostro modo di pensare sono, come dire, un dato che possiamo dare per assodato. Lo sappiamo, siamo tutti fruitori più o meno compulsivi di media digitali e sappiamo fin troppo bene come questi strumenti abbiano cambiato non solo il nostro orizzonte comunicativo, ma anche, diciamo così, le nostre relazioni, le nostre pratiche lavorative e forse anche il nostro stesso modo di pensare, di articolare i pensieri e di costruire il nostro rapporto con il mondo e con gli altri. Eppure, diciamo così, nonostante questa condizione che possiamo considerare ormai un dato di fatto, ormai ovvia, non è così scontato, non è stato così scontato per noi trovare studiosi e studiose che avessero ragionato, diciamo così, in concreto sull'impatto che i media e le reti sociali digitali hanno sulla costruzione di quello che possiamo definire, diciamo così, l'immaginario storico comune. Capire come questi media stiano influenzando il discorso sulla storia non ci sembra quindi un'operazione banale e ci pare che su questa questione gli storici non si siano ancora impegnati, diciamo così, a sufficienza. E per riflettere di questo argomento, abbiamo chiesto aiuto a tre esperti che ora presento brevemente prima di iniziare questa chiacchierata, diciamo così, a 5. Elena Pavan è una studiosa dei media e in particolare del funzionamento dei network digitali. È ricercatrice di sociologia all'Università di Trento e tra le molte cose di cui si occupa di analisi delle reti sociali, di data science, di azioni collettive e in particolare è una esperta degli strumenti metodologici e teorici necessari alla ricerca sociale, meglio applicata allo spazio digitale. E oggi ci parlerà proprio di una sua ricerca dedicata alla mobilitazione dell'antifascismo nella Twittersfera italiana. Si tratta di uno studio che ha condotto, che sta conducendo a quattro mani con Andrea Rapini. Andrea è ricercatore di storia contemporanea all'Università di Modena Reggio Emilia, si occupa di storia e memoria dell'antifascismo, di storia dello Stato sociale, di storia della scienza e dell'amministrazione, e anche di teorie e pratiche dell'interdisciplinarietà. E proprio di questa esperienza, diciamo così, interdisciplinare, o forse la potremmo anche definire transdisciplinare, ci dirà lui. Ci parlerà oggi, quindi di questa esperienza promossa insieme ad Elena per ragionare, per riflettere sul nesso tra media digitali e azione collettiva, in particolare in relazione all'impatto che alcuni social hanno sulla rielaborazione di alcuni stessi paradigmi storiografici, nel loro caso dell'antifascismo. E poi nei nostri incontri noi cerchiamo sempre di mettere in dialogo storici, esperti di media, ma anche professionisti impegnati, diciamo così, nel racconto della storia o in un racconto della storia per un pubblico largo, un po' più largo di quello a cui di solito parlano gli storici. E in questo caso abbiamo un po' giocato forse con le etichette e il professionista a cui abbiamo chiesto di raccontarci, diciamo così, il proprio lavoro è a sua volta uno storico, o forse dovremmo dire un public historian. E mi riferisco a Francesco Filippi, che anche in questo caso probabilmente non ha bisogno di molte presentazioni, avendo, diciamo così, conquistato negli ultimi anni una grande notorietà, una notorietà che forse molti, molti storici accademici gli invidiano, grazie a due fortunatissimi libri in cui affronta la memoria storica del fascismo con un taglio capace di mescolare, diciamo così, analisi rigorosa
e un registro comunicativo molto efficace, capace di raggiungere pubblici molto larghi. Francesco quindi è uno storico di professione, ma non è, diciamo così, legato, o meglio, non ancora forse, al circuito accademico. E lo abbiamo coinvolto non solo perché, come lo sappiamo, sensibile a questi temi dell'elaborazione del passato, proposta dei media digitali, ma anche perché attivo in un'operazione, ovviamente digitale anche in questo caso, che punta appunto a una trasmissione del sapere storico capace di parlare a un pubblico ampio, e mi riferisco al sito lastoriatutta.org di cui ci parlerà oggi. E dunque nulla, insomma, per riflettere sul ruolo dei media digitali nella costruzione del discorso storico, partiremo dalla presentazione di alcune esperienze molto concrete, potremmo definire due casi di studio. In questa chiacchierata io e Sara ci alterneremo nelle domande, e nulla, passo a lei la parola, ricordando che alla fine di questa nostra chiacchierata naturalmente ci sarà la possibilità di intervenire anche da parte del pubblico utilizzando la chat. Non è ovviamente lo strumento che chiamiamo di più, però in questa fase siamo costretti a lavorare via chat per la parte di riflessione aperta al pubblico. Sara, a te la parola. Sì, è una richiesta più che una domanda ad Elena e ad Andrea di raccontarci la loro esperienza comune di ricerca. Loro hanno presentato un paper che è in fase di pubblicazione, credo, o è già stato quasi, ci stiamo lavorando intensamente, che si intitola Taking a Digital Discursive Turn, in cui appunto ragionano su una sfera pubblica digitale specifica che è Twitter, e come questa diventi terreno di conflitto utilizzando il discorso antifascista. Quello che io vi chiederei è naturalmente di raccontarci questo lavoro che avete fatto insieme, provando anche a dirci che cosa ha significato lavorare insieme, perché Peter Berger, in un libro di tantissimi anni fa che si intitola Invito alla sociologia, dice che il sociologo incontra tanti scienziati sociali nella sua strada e quello che incontra più spesso è lo storico, ma in realtà Peter Berger dice una grande bugia, nel senso che sociologi e storici si incontrano molto poco quando fanno ricerca. E quindi credo che il vostro caso sia particolare da raccontare anche in quel senso. Prego. Intanto buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito, è un vero piacere essere qua. Scusa Elena, prima di così poi iniziare a parlare, chiedo ad Andrea e Francesco se mentre parla Elena possono spegnere il microfono perché ci sono dei ritorni un po' spiacevoli, grazie. Ok. Ma niente, allora il nostro lavoro di che cosa si è occupato? Essenzialmente, appunto come ha detto Sara, io mi occupo di media, di comunicazione e di partecipazione politica dentro la sfera del digitale, e esattamente come ha detto Sara, io non ho un'esperienza, non ho avuto come sociologa un'esperienza così sistematica di collaborazione con degli storici, anzi direi che è stata la prima volta che mi capitava. E dunque quello che noi abbiamo fatto essenzialmente, noi collaboravamo a un progetto parallelo, proprio perché io mi occupo di network e non solo di network digitali, ma nel mio mestiere, diciamo, io uso i network, io modello la realtà con una rete e quindi essenzialmente disegno queste reti e poi ci faccio dei calcoli sopra, perché essenzialmente si tratta di matematica. E stavamo collaborando ad un progetto in cui le reti erano dentro a una ricerca che Andrea stava conducendo su un altro tema, e quindi diciamo avevamo portato i network dentro la storia, l'analisi storiografica, e come spesso succede mentre si fanno le cose, c'è stata una richiesta, si chiamano call for paper, lo sapete, e abbiamo deciso che si occupava di rapporto fra movimenti e memoria. E chiacchierando di questo stimolo ci è venuta l'idea di lavorare, diciamo, sulla memoria dell'antifascismo
però di farlo dentro la sfera, di guardarlo dentro la sfera del digitale. E ci siamo, diciamo, orientati verso questa ricerca, guardando la discussione che si è sviluppata su Twitter dopo la sparatoria di Macerata di un paio di anni fa, quando Luca Traini, per vendicare, fra virgolette, la morte di Pamela Mastropietro, va in giro con una pistola nella sua macchina e spara a 9 cittadini africani, ferendoli. Quella sparatoria fu seguita immediatamente da un dibattito impressionante. Noi abbiamo raccolto, diciamo, tutti i tweet, proprio per ricollegarmi anche a quello che diceva prima il professor Noiré su il fatto che Twitter è diventata in questo caso la nostra fonte, e abbiamo lavorato con quello che si chiama uno schema di big data, cioè abbiamo raccolto tantissimo materiale, più o meno quasi 40.000 tweet, che sono, diciamo, stati scritti tra il momento della sparatoria e circa una settimana dopo, quando ci sono state poi le manifestazioni antifasciste e antirazziste in risposta a questa cosa. E l'idea, diciamo, era quella di andare a vedere in questa conversazione così attuale, dove a un certo punto l'Italia si sveglia e scopre che il fascismo non è soltanto una memoria lontana o qualcosa di lontano, ma è un pezzo della sua realtà, che ruolo ha, che cosa accade alla memoria dell'antifascismo e come si parla di antifascismo. Ora, già di per sé una cosa del genere è complicata, diciamo, da tanti punti di vista, nel senso che appunto anche decidere di guardare una cosa così complicata in uno spazio, diciamo, che ha un formato che ti permette di scrivere cose in 240 caratteri, che adesso sono anche significativamente cresciuti rispetto ai 140 iniziali, è stata un po' una sfida. Io penso che, dal mio punto di vista, riflettevamo un po', diciamo così, a ex post sulle difficoltà incontrate, e che non sono tanto difficoltà, diciamo sulle sfide, ecco, forse, e anche come siamo riusciti un po' ad affrontarle. E io penso che forse sia nella ricerca ce ne siano state essenzialmente due. Da una parte, compensate da una grande energia, no, che veniva da questo lavoro interdisciplinare e che era qualcosa di nuovo per tutti e due. Io guardavo a un oggetto, uno spazio che guardo quotidianamente, completamente da un altro punto di vista, e penso che poi Andrea lavorerà e che commenterà sul fatto che lavorare con altre fonti è stata, insomma, una novità anche per lui. Però diciamo che per usare questi big data è stato importante dare un significato alle azioni che noi compiamo nella quotidianità, come retweetare, menzionare, e dargli una profondità storica, e leggere in esternazioni che possono essere anche molto estemporanee, no? Tracce di una memoria, e trovare, diciamo, gli echi di questa memoria dentro uno spazio molto piccolo, dove ogni parola viene un po' scritta, un po' pesata, ma il tweet nel suo complesso ha tante sfaccettature, perché c'è il testo, ci può essere una fotografia, conta chi lo scrive, conta quando lo si manda. Noi abbiamo guardato in particolare se il ruolo di antifascismo in questa discussione su Macerata cambiava prima e dopo le proteste, no? Quindi, ecco, la difficoltà di dare una profondità a gesti che sono veramente, che ci sembrano volatili, ma che poi alla fine non lo sono. E poi forse anche la difficoltà, appunto, di stringere dentro metodi che sono un po' tipici, no, di questa cosa che si chiama big data, big data analysis. Ne avete sentito parlare tutti e tutte, e viene sempre propagandato come qualcosa di potentissimo, come qualcosa di assolutamente innovativo. Ebbene, io penso che durante la nostra esperienza quello che abbiamo visto era che non è così immediato che funzionino perfettamente, no? Per fare un'analisi di un certo tipo. Funzionano molto bene quando bisogna mappare in tempo reale quello che accade, ok? Ma se c'è da andare a ricostruire, se c'è da andare, diciamo, fino in fondo, intanto già il formato del numero, perché tutto si stringe dentro un numero, no? Quanti tweet, quanto importa, quanto engagement, no? È sempre un quanto. Il formato del quanto è stato un formato che ci ha sfidato molto. E anche, oltre al contare, che cosa far contare è stato, direi,
Perché poi quando si lavora soprattutto nel web, no? Noi abbiamo a disposizione tantissimi dati e veramente possiamo contare e praticamente raccontare tutto, no? Però decidere che cosa far contare mentre conti, mentre fai i numeri, non è stato così scontato. E soprattutto attraverso quali strumenti far contare certe cose. Ci sono, con così tanti dati si può fare tutto, però non tutto è pertinente, non tutto ha senso. E quindi è stata una negoziazione molto, molto lunga, molto fruttuosa, che a me è servita per mettere a tema tanti strumenti che uso sempre, anche un po' confrontarmi con i limiti. E poi invece per quello che ha significato per Andrea, direi che ve lo racconta piuttosto lui. Grazie. Si sente? Ho riacceso il microfono, mi sentite bene? Guardo la stessa esperienza dal mio punto di vista, quindi da un'altra prospettiva. Intanto perché l'antifascismo? Perché la memoria dell'antifascismo in Twitter? Quindi aggiungo qualcosa per completare la genesi di questo tipo di lavoro. Io mi ero occupato di questo tema per ragioni di ricerca, della memoria dell'antifascismo nell'Italia repubblicana, della storia della memoria, della storia della presenza dell'antifascismo nelle diverse fasi della storia repubblicana. Ed è un tema che ciclicamente ha sempre avuto una sua relativa importanza all'interno del campo storiografico. Negli ultimi anni un po' meno, è stato un tema un po' meno affollato, salvo magari più recentemente, proprio in anni recentissimi, avere una sua, come dire, nuova emergenza sia fra gli storici e sia poi, se volete, un po' più in un circuito più ampio che quello del discorso pubblico. Più recentemente la recrudescenza dei nazionalismi in Europa, la riemergenza di fenomeni di razzismo, di neorazzismo, in Italia un tornante politico che ha visto l'ingresso della Lega Nord dentro le istituzioni nazionali, e la legittimazione anche dell'estrema destra in Italia. Luca Traini, di cui parlava prima Elena, era stato candidato in una lista della Lega Nord. Ecco, questi eventi in anni molto recenti, quindi, hanno sollecitato una ripresa di questa riflessione sull'antifascismo, sulla sua presenza, sulla sua legittimità ancora adesso, quale fondamento della Repubblica, sulla sua attualità come parola chiave. E ci sono segnali diversi di questo nuovo interesse, diverse pubblicazioni di natura diversa. Tuttavia, in questa riflessione, mi sembrava che mancasse un'attenzione nei confronti della presenza dell'antifascismo o meno nei social network. E guardando le cose che gli storici di professione avevano scritto su questo argomento, vale a dire la presenza dell'antifascismo nella discussione pubblica, in particolare nei social network, emergeva una fragilità impressionante, una fragilità nel modo di affrontare quel mezzo, nel modo di trattarlo come fonte, una fragilità notevole, per cui mi era venuta voglia di lavorarci sopra. Al tempo stesso però mi sono reso conto che quella fragilità in parte la condividevo anche io, vale a dire era una fragilità
abilità, negli strumenti per riuscire a lavorare da storico nei social network, per maneggiare nella classificazione che faceva Serge Noiré all'inizio quel particolare campo come una fonte, una possibile fonte per la ricerca storica. Per cui, avendo avuto già un'esperienza estremamente bella e proficua di ricerca insieme a Elena Pavan, di interazione, di lavoro comune, di pratica di ricerca comune, essendo lei una studiosa molto raffinata di non soltanto di social media, ma di social network analysis, quindi di uno strumento di lavoro, di un metodo di lavoro, mi è venuta l'idea quindi di provare a ragionare insieme su questo tema, e ci è venuta quindi così la voglia di continuare questa esperienza di interazione comune. Quindi questa è il mio versante, ecco, sul come arriviamo a questo argomento, la domanda che si pone uno storico. Voi ci chiedevate giustamente le difficoltà di questo incontro, di questa esperienza in comune, una riflessione su questo tema, una tematizzazione. È stata evocata più volte la parola interdisciplinarità. Interdisciplinarità, non ce lo dimentichiamo, presuppone che ci siano delle discipline alle spalle. Si dà l'interdisciplinarità proprio perché prima esistono le discipline, e le discipline esistono almeno in due stati, in due forme. Le discipline sono contenitori istituzionalizzati che formano delle disposizioni scientifiche, la storia, la sociologia, l'antropologia, almeno nelle scienze umane e sociali, e formano delle comunità attraverso riti, attraverso metodi di lavoro, attraverso contenitori in cui avviene la riflessione. Ma poi le discipline esistono anche e soprattutto nella testa di chi appartiene, di chi condivide queste discipline, attraverso l'incorporazione di modi di lavoro, di ritualità, di lessici, e queste discipline incorporate spesso sono irriflesse, non ce ne rendiamo neppure conto di avere incorporato questi modi di lavorare. Ce ne rendiamo conto proprio quando magari ci confrontiamo con gli altri, con altre discipline, e lo facciamo nella pratica, perché voi sapete benissimo che l'interdisciplinarità è soprattutto una retorica. È più difficile che invece si traduca in una pratica di ricerca, in un'esperienza di ricerca. Quindi è stata e continua a essere estremamente bello, è un'esperienza di straniamento, se volete, no? Guardare il proprio riflesso disciplinare nello specchio di un'altra disciplina mentre si lavora insieme. Nel lavoro sulle fonti, io devo dire che, al di là di quello che diceva molto giustamente Elena, l'esperienza è stata molto semplice, molto semplice. Ci sono punti di vista diversi, ma è stata molto semplice, anche perché tutti e due, per il modo di interpretare il nostro lavoro nei rispettivi campi disciplinari, avevamo un'attenzione particolare nei confronti delle scale di analisi. E quindi uno dei problemi che abbiamo condiviso era, e su cui ci siamo trovati, era ragionare appunto su quale scala di analisi adottare per trattare i tweet, come li guardiamo, da quale distanza. E quindi abbiamo trovato molto semplicemente un punto di incontro nel modulare scale di analisi diverse, cioè nel trattare l'insieme dei tweet, nell'individuare poi invece dei gruppi intermedi di tweet accomunati da proprietà che avevano in comune, legate all'antifascismo, e poi nell'approfondire invece, nel guardare da vicino alcuni tweet, studiandone il contenuto, studiando
approfondendo i testi di questi tweet. Forse la difficoltà maggiore che abbiamo incontrato è nella comunicazione del lavoro, nella fase della restituzione pubblica dell'esperienza fatta. E, difficoltà di due tipi. C'è una difficoltà che secondo me abbiamo avuto nell'individuare il tipo di scrittura adatta. Come mettere in forma un'esperienza di questo tipo? Finora nella comunicazione pubblica noi, al di là dell'esperienza di oggi, di questa giornata, stiamo condividendo questa ricerca soltanto con altri specialisti, quindi dentro la comunità degli specialisti. Pur all'interno di questa comunità scientifica, quindi scegliere il tipo di formato non è semplice. Come scrivere? Quanto spazio dare alla riflessione quantitativa? Quanto spazio dare all'approfondimento invece dei lessici, del lessico, delle parole chiave e quant'altro? L'altra difficoltà è sempre legata alle discipline, che di nuovo tornano, perché voi sapete molto bene che le nostre comunità scientifiche si servono di strumenti di comunicazione scientifica che sono soprattutto le riviste, e le riviste riflettono la differenza fra le diverse discipline, e quindi individuare una modalità di scrittura per un particolare formato di rivista non è stato semplicissimo, e anche scegliere la stessa rivista, scegliere gli interlocutori con cui dialogare, considerando che il nostro lavoro era un lavoro sulla frontiera fra discipline diverse. Questo mi pare uno degli ostacoli maggiori che abbiamo incontrato. E, per il resto, un'esperienza molto positiva, ecco, molto, molto bella, e che sì, che consiglierei di ripetere, e che poi, in fin dei conti, per tornare alla citazione di Berger che facevi tu prima, ti dice che la storia è una scienza sociale. E che le scienze sociali sono anche storiche, e che forse nel percorso di differenziazione delle discipline hanno poco interagito fra di loro, ma che in realtà hanno bisogno di mettere in discussione differenze costruite storicamente, ma che hanno poco senso per cogliere i fenomeni. Lo diceva Serge all'inizio dell'importanza dell'interdisciplinarità per un public historian, ma non soltanto, io direi per tutti noi, per comprendere un mondo che è sempre più complicato e che ha bisogno di sfarinare queste barriere disciplinari che spesso ci allontanano dalla comprensione dei fenomeni. Grazie Andrea. Ora passerei la palla a Francesco, e anche a Francesco chiediamo naturalmente di presentare, diciamo così, un prodotto, il suo prodotto. Come dicevo prima, si tratta di un sito sorto pochi mesi fa, che è animato da una sorta di militanza civile, culturale, che si propone di costruire uno spazio di riflessione tutt'altro che scontata, diciamo così, su alcune pagine della storia un po' poco battute. Tra parentesi, c'è anche con noi Claudio Ferlano, un nostro collega dell'ISIC, che è piuttosto attivo sul sito negli ultimi mesi. Ti chiederei quindi di parlarci del progetto, di come è nato, della scelta di utilizzare anche uno strumento un po' vecchio, si è analizzato dal punto di vista dell'evoluzione dei media digitali, e di come si sta sviluppando questo progetto, portando magari anche il tuo punto di vista sulle potenzialità e sui limiti del digitale come orizzonte per la divulgazione della ricerca storica.
Sì, molto, molto volentieri, grazie per l'invito, grazie a tutte e a tutti, un saluto. È molto bello essere qui questa sera a parlare di una esperienza come quella di La Storia Tutta.org, che in realtà è una risposta fattiva, virtualmente concreta, chiamiamola così, a quella che all'epoca fu un'emergenza di carattere pubblico, chiamiamolo in questo modo. Era il 5 febbraio del 2020, sembra ormai millenni fa, e in occasione della giornata del ricordo, il 10 febbraio, in cui una legge ricorda e istituisce il giorno in cui si ricordano le vittime italiane al confine orientale, cosiddetto, l'amico e storico Eric Gobetti, un esperto di confine orientale e di Balcani, venne invitato da una delle circoscrizioni di Torino a tenere una lezione sui fatti del 43-45 fino al 47, con poi il trattato di pace. La cosa che colpì molti tra gli amici di Eric, in quella che in realtà, come molti di noi sanno, è la routine di storici che si occupano in particolare di fatti riguardanti la storia del Novecento che suscitano polemica pubblica in generale, ovvero quella di tenere delle conferenze ad anniversario, in realtà vi fu da parte in particolare di un gruppo di estrema destra, il cui nome è dichiarantesi, Aliud Destra Identitaria, la quale lanciò una campagna per invitare a boicottare Eric e addirittura minacciando di bloccare questo incontro pubblico sulle foibe. Venne usato anche un lessico molto brutale, Eric venne definito un negazionista e un revisionista, termini che per gli storici sono rasoiate e che di solito vengono utilizzati accampati in altri contesti che non quello della storia dell'antifascismo e della storia dei regimi del Novecento in ambito balcanico, chiamiamolo così. E quindi venne firmato in tutta fretta, venne stilato e firmato un appello per salvare questo modo interagire con il pubblico attraverso un incontro tra l'esperto e la platea, e al contempo per ribadire una serie di dati di fatto, ovvero che non è possibile usare come una clava, come delle clave, degli argomenti di carattere storico per fare becera polemica politica. Vennero definiti in questo appello i guardiani del presente, coloro i quali senza avere una capacità storiografica e senza nemmeno avere la volontà di argomentare da un punto di vista storico le proprie posizioni, urlavano all'impossibilità di modificare il racconto, e il racconto pubblico in particolare, di una storia come quella del confine orientale 43-47. L'appello ebbe un grande successo, venne firmato da centinaia di persone, in particolar modo storici, e la cosa colpì chi lo aveva ideato. Noi amici di Eric, tutti il grande demiurgo della storia di Carlo Greco, il quale come uno sprone raccolse in maniera molto attenta queste adesioni. E poi queste adesioni, questo dibattito pubblico, fortunatamente permise a Eric di portare avanti la sua presentazione in occasione del giorno del ricordo. Però il punto rimase, la mano in bocca rimase da parte di chi si era mobilitato, ovvero l'idea che ad un certo punto, sono io, sento delle interferenze. Sono io? Ah, perfetto, scusate. Ad un certo punto si rilevò necessario raccogliere questa spinta, chiamiamola proprio emotiva, da parte di persone che si occupano per lavoro di storia, e anche questa necessità. Prima il professor Noré citava un bell'hashtag, We Want More History. Noi abbiamo adottato un hashtag simile, La Storia Tutta, raccontiamo la storia, raccontiamola tutta. Prima, nella sua presentazione, il professor Noré aveva fatto vedere un quadro molto grande in cui una persona con uno smartphone prendeva solo un pezzetto di questo quadro inquadrandolo. Personalmente mi è sembrata una metafora incredibile di quello che sta succedendo a determinati fatti, in particolare, io parlo della storia italiana,
per quanto riguarda la storia del fascismo italiano e del post-fascismo italiano, ci sono queste prese di posizione così circoscritte attorno a tematiche storiche e si trattano tematiche storiche senza metodologia di carattere storiografico. L'esempio su tutti è proprio quello delle foibe, parlare di tra l'altro di questo che fu un episodio atroce di violenza bellica tra il 43 e il 45, già denominandolo con il luogo in cui avvenne, quindi portando con sé dei significati altri e strumentalizzando senza spiegare quella che è la vicenda di qualche migliaio di italiani che per diverse ragioni finirono vittime della violenza di guerra, staccando per esempio questo settore, questo tassello della storia degli anni 40, da quello che è l'occupazione italiana dei Balcani, da quella che è la lunga guerra di posizione, il lungo sfregamento e il lungo odio etnico che parte addirittura dalla metà dell'Ottocento in quei luoghi. Ecco, da parte di chi della storia ha fatto una professione, questo modo di affrontare gli argomenti era sembrato non solo inadeguato, ma pericoloso e fuorviante. Allora abbiamo deciso di fare, giustamente Maurizio ricorda il fatto che non è il più innovativo dei mezzi digitali quello che abbiamo scelto, però diciamo che è stato il più veloce, anche perché c'era una certa urgenza di mettere in chiaro determinati passaggi. Quello del blog, che poi è diventato un sito vero e proprio e che si snoda attraverso varie tematiche. Quando il sito venne lanciato, vennero create varie cartelle entro cui inserire quelli che erano gli articoli che mano a mano arrivavano da parte di storici di professione, da parte di appassionati di public history soprattutto. Abbiamo diviso il sito in distorsioni, rimozioni, scorci, stereotipi e incroci, che sono delle parole che dovrebbero significare degli hashtag a sé stanti per chiarire qual è la funzione degli articoli raccolti all'interno del sito. Una delle cose, dal mio punto di vista, più interessanti è che, dal mio punto di vista come formatore, lo specifico, io faccio parte di un'associazione DEINA che principalmente si occupa di viaggi di memoria in tutta Europa e che fa quindi della divulgazione formativa attraverso la strumentalità della fattualità storica, la noce di lavoro da cui partire per la costruzione di una consapevolezza riguardo al presente. Ecco, quello che ha colpito tutti noi sono i dati lusinghieri che sono arrivati riguardo la visione di quello che è il prodotto che noi in questo momento stiamo lanciando su web e l'interesse per i vari pezzetti e capitoli di storia e di storie che noi mandiamo avanti e portiamo avanti all'interno del sito. Si va dal Thanksgiving al centenario di Gianni Rodari, si va dall'eredità della memoria comunista nella DDR fino al Mayflower. Abbiamo, diciamo, in qualche modo tentato di aprire quella che è la scatola degli argomenti che sono sul web e che stanno in particolar modo sui social. Chiunque frequenti, ahimè io lo faccio anche se non dovrei, Facebook e altri social media, sa che la parte del leone all'interno di quello che è la vulgata riguardante il chiacchierio storico e non la produzione storica riguarda in particolare gli argomenti che stanno attorno agli anni 20-40 del Novecento e in particolare in Italia si fa molta vulgata riguardante il fascismo, diciamo anche in maniera strumentale e deteriore. Io potrei parlare ore di questo bello strumento che tra l'altro ha una caratteristica, è extra accademico, nel senso è costruito in base alla possibilità di interventi che abbiano la loro forza solo, si fa per dire, all'interno della costruzione metodologica di quanto si racconta e quanto si dice. Non è una rivista come ce ne sono, e per fortuna ce ne sono, che trattano a livello accademico, diciamo, determinati argomenti e determinate teorie. Vuol tentare di essere una finestra aperta su quelli che sono gli argomenti e i modi per trattare il presente, e devo dire che attualmente
il modo in cui la storia tutta sta lavorando, il modo in cui l'hashtag, per esempio, la storia tutta sta girando in internet, sta dando dei risultati davvero lusinghieri. Ma mi fermo qui perché ho un sacco di domande per gli altri ospiti, a dire la verità. Sì, non sei solo ad avere un sacco di domande, Sara, procedo io con una, provo con una doppia domanda. Una doppia domanda ad Andrea e a Francesco. Abbiamo visto che la storia scritta sui social e sui web, e sul web spesso è scritta da non storici professionisti, non storici accademici, e quindi da un lato la domanda che pongo magari ad Andrea è: quali spazi, diciamo così, non presidiati dalla storiografia ufficiale va a colmare questa storia scritta dai non addetti ai lavori, dagli appassionati, da chi appunto non si occupa professionalmente di storia? E l'altra faccia della medaglia, diciamo così, è legata invece alla presenza degli storici professionisti, degli storici accademici sul web e in particolare sui social. E quindi la domanda che rivolgo invece a Francesco è legata a quale uso fanno, diciamo così, gli storici degli strumenti digitali. Perché in generale, diciamo, ma forse è solo una mia impressione, mi sembra di poter dire che se togliamo magari alcuni casi abbastanza eclatanti e forse bizzarri, come quello di Alessandro Barbero, che negli ultimi anni è diventato una vera star, forse anche suo malgrado, non lo so, dei social con decine di migliaia di seguaci e di follower. Ecco, al di là di questi casi un po' isolati, mi sembra di poter dire che in generale lo storico accademico non utilizza realmente i social come parte integrante del proprio orizzonte comunicativo e della propria professione. E quindi la domanda è un po' questa: come viene abitato lo spazio digitale da parte degli storici di professione? E comincio io, Francesco. Grazie. Ma dunque la domanda che mi pone è molto vasta, è complessa, è difficile, al di là della retorica, è difficile rispondere. Anche perché giustamente Serge Noël diceva all'inizio che ciascun social network ha dei codici e delle regole di funzionamento distinti e che hanno quindi effetti diversi sulla presenza della storia al loro interno. E più in generale, non so, io penso che benché noi, come sapete benissimo tutti, noi viviamo un'epoca in cui l'articolazione del rapporto fra il presente, il passato ed il futuro è ormai da circa 20, 25, 30 anni molto schiacciata sul presente, che si è mangiato sia l'aspettativa di cambiamento, l'orizzonte futuro, ma in parte anche il passato, se non come una frequentazione turistica. Almeno è molto evidente la differenza fino a 30, 40 anni fa, quando invece il passato era uno strumento anche di la conoscenza del passato, di formazione del cittadino, del militante politico, aveva una sua legittimazione dentro i partiti politici, e probabilmente perché era collegato appunto ad un orizzonte di trasformazione, si proiettava verso il futuro. Oggi facciamo tutti l'esperienza invece di questa compressione sul presente. Detto ciò, però, si potrebbe pensare che nei social network la storia sia poco presente, e invece è un tripudio, è un trionfo di tracce di storia. Di tracce di storia che sono disseminate in formati e forme le più diverse, e quindi è estremamente pertinente l'intervento di Serge Noiret all'inizio. Quindi è pieno di tracce di storia, è pieno di interventi sul passato, fatti da non
professionisti. Guardate, questo è un fenomeno non nuovo, quello dell'uso pubblico del passato e della storia all'interno dei mezzi di comunicazione. C'è da diversi decenni, assume delle forme diverse nei social network, ma è un fenomeno non nuovo che secondo me è sbagliato demonizzare, vale a dire che sarebbe appunto del tutto errato e ancorché inutile pensare appunto che gli storici professionisti possano, come dire, civilizzare quello spazio oppure non debbano misurarsi con esso. Insomma, è un fenomeno che esiste, con cui bisogna misurarsi. Ecco, io penso che la risposta, perché evidentemente c'è un bisogno a cui questi spazi offrono delle risposte. Io penso che il modo migliore sia proprio quello di cercare di colmare, da parte di chi si occupa professionalmente di storia, sia quello di cercare di colmare i deficit di capacità di intervento. Di nuovo, la mia esperienza personale e la riflessione di Sergio Nonare all'inizio, quando diceva bisogna formare delle figure professionali che si muovano sulla frontiera fra storia e social network, sia la risposta. Noi purtroppo su questo versante, che è quello della formazione di queste figure professionali, siamo ancora un po' indietro. C'è quasi una pigrizia da parte degli storici di professione nell'entrare in questo campo. C'è quasi un attrito fra la propria formazione, il proprio, come dire, territorio di comfort, il loro modo di lavorare, e questi spazi specifici che hanno regole, codici, modalità di funzionamento proprie. Invece mi pare uno dei modi per reagire, quindi prendere confidenza, formare delle professionalità che siano capaci di intervenire, di maneggiare questi media e che contendano la costruzione del senso comune storico di massa lì dentro, con gli stessi codici, con delle buone pratiche, si direbbe, che mi pare un po' quello che Francesco Filippi sta cercando di fare in modo estremamente meritorio e fine. Quindi la sua esperienza è molto importante. Io mi ritrovo con questo grande complimento, di cui ringrazio, che addolcisce un po' la pillola avvelenata che mi ha lanciato Maurizio prima, perché parlare di come colleghi storici usino i social media, in qualche modo temo che mi farà litigare con qualcuno. Partirei più indietro nella questione, prima di entrare nelle pagine, nelle bacheche Facebook in particolare, di colleghi e anche amici, purtroppo. In generale la storia è un argomento che interessa moltissimo al pubblico generalista. Sfogliavo le classifiche dei libri più venduti della settimana in saggistica in Italia. Tutti voi che state ascoltando sapete che la saggistica, così definita nelle classifiche dei libri, è qualcosa di molto vasto, in cui entra un bel po' di roba, però tra i titoli di saggistica più venduti, tra i bestseller più venduti, ci sono moltissimi libri che in qualche modo stanno all'interno della galassia della storiografia, o meglio, di argomento storico. Però bisogna anche notare che storici, amici e colleghi sanno benissimo che chi in Italia vende scrivendo di storia, per lo più, non è storico di professione. La categoria dei giornalisti in Italia è una grande dispensatrice e divulgatrice di libri che hanno al centro degli argomenti storici, ma che forse ogni tanto peccano di scarsa metodologia.
perché ricordiamoci che tra le tante altre cose la storia è una scienza che richiede della metodologia che va applicata all'interno di determinati canoni. Però questo lo metto come punto basilare della questione perché vorrei sgombrare il campo da un dubbio. Non è vero che la gente non legge più di storia. È molto vero che legge delle cose che ritiene siano storia, ma che hanno altre strutture afferenze. Quindi c'è molto interesse nei riguardi della storia e, come giustamente Andrea citava prima, l'interesse si vede, si nota, si palpa anche sul web, non solo nei social media che io definisco in maniera un po' ruvida per vecchi, cioè Facebook, ma anche in media più frequentati dai giovani. Io su Instagram seguo con molto piacere e con molta ironia intere pagine che si occupano di storia attraverso i meme, che sono queste figurine ironiche, per lo più accompagnate da testi ironici, che in realtà hanno una forte capacità di comunicazione storica e storiografica e che dovrebbero, che stanno entrando nel regime di comunicazione anche della cosiddetta storiografia professionale e che per fortuna vengono visti nelle loro potenzialità, cioè quelle di specie di pittogrammi che emozionalmente riescono a interessare su tutti. Mi spiace un po' che sia presente, perché citarlo sembra piaggeria, il professore Emanuele Kurzel all'interno dei suoi corsi di storia medievale ha inserito i meme come un pezzo, uno spezzone di capacità quantomeno mnemonica e di confronto utile col tema storico. Per quanto riguarda invece il modo in cui da semplici fruitori, non sei mai un semplice fruitore del web, la dottoressa Pavan potrà confermarlo, non sei mai neutri, non sei mai incapaci di svestirsi da determinati ruoli, però da utenti di luoghi come Facebook devo dire che gli storici in generale hanno delle difficoltà di comunicazione. Prima seguivo con interesse il dibattito sul rapporto tra storici e sociologi, però chiunque abbia frequentato anche per breve tempo un dipartimento di studi storici qualsiasi sa benissimo che gli storici non solo odiano i sociologi e gli scienziati sociali in generale, ma anche tra contemporaneisti e modernisti non corre buon sangue, anche tra medievisti e storici di storia antica non ci si può vedere. Parafrasando una fantastica battuta del giardiniere Willy dei Simpson, maledetti storici hanno rovinato la storia. Al di là della battuta, quello dello storico con ogni probabilità è un lavoro che porta giustamente a un'iper specificazione e a un'iper preparazione nei confronti della materia. E questo in subordine dà anche giustamente un certo orgoglio di categoria a chi lavora in ambiente di carattere storiografico, però abbastanza spesso, e sui social si vede, ogni tanto sfugge la capacità di intersecare il fatto che raccontare di storia sia anche in qualche modo raccontare una storia, ovvero passare in quel mare magnum di capacità comunicativa che dal mio punto di vista è necessaria per fare quella che in maniera molto interessante in italiano è ancora una parola deteriore, e cioè fare divulgazione. Si parlava di storici engagé prima, io gramscianamente credo nella responsabilità utile degli storici e in generale degli scienziati, delle scienze umane, scienziati sociali nel compromettersi nel rendere utile il proprio lavoro agli altri, e una delle caratteristiche che secondo me è necessario far entrare con preponderanza nei dipartimenti di studi storici è proprio una preparazione nel concepire come comunicare ciò che si sa, che è, credo, il fondamento di tutto quello di cui stiamo tirando le somme questa sera. Se vogliamo fare un flash nello specifico e citare un nome e un cognome, Alessandro Barbero è un fenomeno nel senso analitico vero del termine, ovvero è uno storico di professione che insegna storia all'università e che per una serie di punti di vista è riuscito a spezzare quella quarta parete e a entrare in un dialogo diretto con milioni di persone che lo seguono attraverso tutti i media.
Barbero è una di quelle figure che io ho trovato in vari modi, in vari momenti, anche in parodia, per carità, però è comunque indice di diffusione in tutti i social, permettetemi, in tutte le app che ho sul cellulare. Facebook, Instagram, TikTok, ma anche Spotify. I suoi podcast gratuiti sono un ottimo modo che molti trovano per passare il tempo. Ora, che questo sia il giusto modo di fare comunicazione storica, lo lascio, diciamo, a quelli che analizzeranno l'impatto della figura di Barbero e di quelli che come lui fanno storia a livello divulgativo in maniera efficace. Di sicuro, se non è il modo di fare divulgazione, è un modo di fare divulgazione che, nonostante tutto, sta facendo molto bene alla categoria degli storici e delle storiche in generale. Da un lato perché a livello imitativo si riesce a notare che in molti provano a rendersi più fruibili, e tanti altri stanno scoprendo una cosa interessante, tra cui io in primis, e lo ammetto, la mia formazione di carattere storico non ha le stesse basi, per ovvi motivi, di quella della gran parte delle persone a cui vorrei rivolgermi. E quindi da questo punto di vista io ritengo che la soluzione preferibile, senza voler trascinare per i capelli i colleghi fuori dai dipartimenti, sarebbe la costruzione, la costituzione di figure intermedie, chiamiamole così, che accompagnino la ricerca storica di vaglia e di valore che si fa per fortuna ancora molto bene nelle università italiane ed europee, ad una capacità di sintesi, semplificazione, ma non in maniera deteriore, non per perdere pezzi, ma per renderli più digeribili anche ad una gran parte di società, perché ce lo dobbiamo dire con franchezza, c'è molto bisogno di storia. We want more history, ancora una volta, nella nostra società italiana, ma io oserei dire europea. Io sono felice che la chat sia diventata un luogo in cui ci si stanno scambiando informazioni bibliografiche, gruppi di ricerca, eccetera. E prima di lasciare anche un attimo lo spazio a chi vuole intervenire per chiedere qualcosa in chat, volevo chiedere una cosa ad Elena Pavan, che è un po' il nostro punto di vista esterno e prezioso questa sera, perché cioè, quanto questo dibattito che stiamo facendo, che abbiamo provato a fare, è specifico di una disciplina come la storia, quanto la riflessione sull'autorità e chi ha l'autorità di dire sul web è specifico della disciplina storica, e quanto invece fa parte di un discorso più ampio. L'altra sera ci siamo incontrati naturalmente per capire di cosa potevamo parlare stasera, e tu a un certo punto ci hai rimessi tutti a posto e ci hai detto due o tre cose, ok, funziona così. E noi abbiamo detto ok, perfetto, quindi ti chiedo di fare la stessa cosa stasera. E non lo so, perché era un po' estemporanea, come si dice, viene bene quando non lo prepari, quindi grazie. Allora, in realtà la domanda è un po' difficile, nel senso che io non, appunto, è abbastanza chiaro che non sono un'interna al campo, quindi non so dire se questa cosa è tipica degli storici. Io credo che il modo in cui viene declinata in questa discussione che state facendo, Filippo e Andrea, è tipico degli storici, perché è una pratica di autoriflessione sulla vostra comunità disciplinare, che si specchia, come diceva Andrea prima, no? Anche magari dentro ad altre discipline. Non credo che però queste difficoltà siano tipiche solo di questa disciplina, questo no. Io penso che in realtà siano un po' il riflesso del fatto che, diciamo, questi strumenti sono abbastanza trasversali e si offrono nella stessa maniera a tutti e a tutte.
nella nostra vita privata, nel nostro ruolo pubblico, quando lavoriamo da storici, da storiche o da sociologi e sociologi, e quando siamo semplicemente Elena, Francesco, Andrea, Sara e così via, no? Io ho l'impressione che Filippo diceva un attimo fa, c'è un grosso problema del come. Ha detto esattamente come comunicare quello che si sa, no? Allora io penso che questo come ha dietro un aspetto che noi non prendiamo in considerazione. Allora, ecco, quando noi parliamo di comunicazione digitale guardiamo molto alla performance di chi si espone, no? Di chi parla, e qui il punto è, in teoria qui possiamo parlare tutti e tutte, possiamo dire esattamente quello che ci passa per la testa, perché c'è libertà di pensiero e libertà di espressione, no? Quindi, visto che possiamo farlo tutte e tutti e non c'è più un vincolo all'ingresso, diciamo il come, no, della nostra performance diventa un po' la cifra di quanta autorità possiamo avere. E poi ovviamente quando entriamo in questa sfera non ci entriamo nudi e nude, ci entriamo con la reputazione o con le nostre capacità, ci entriamo come soggettività complesse, no? A volte portandoci dietro, magari nel caso delle personalità pubbliche, anche un'autorità che viene da altrove. Quindi già la prima cosa da sfatare è un po' questa idea che, siccome tutte e tutti siamo dentro lo stesso spazio e siamo tutti, tutte e tutte uguali, questa cosa non è vera, no? Però non siamo neanche tutte e tutte uguali, perché dipende proprio da come ce la giochiamo. E come ce la giochiamo però non è solo come ci comportiamo, ma è anche quanta consapevolezza abbiamo di come si sviluppano le interazioni dentro a questi spazi. Questi spazi sono caratterizzati da quella che si chiama una materialità che è concreta. Funzionano con certi meccanismi: Twitter ha le mention, i retweet, i replies, Instagram ha l'hashtag, non permette il repost. Quelle che noi compiamo come azioni quotidiane in realtà diventano parte integrante, no, del modo in cui ci esprimiamo. E tante volte il fatto che proprio non si dà attenzione alla piattaforma, oppure per conversi dice tutta colpa di Facebook, però lo si reifica in qualche maniera togliendogli proprio questa natura tecnica che gli appartiene, no? E che è uguale, questa sì è uguale per tutte e per tutti, no? Però se noi non diamo attenzione al fatto che, al netto, diciamo, di tante differenze personali, noi abbiamo tutte le stesse possibilità, e che però queste possibilità non sono soltanto, diciamo, trampolini dai quali saltare, ma in qualche modo ci costringono, no? Noi dobbiamo fare attenzione a queste funzionalità e a come queste funzionalità, per esempio, orientano, come si diceva prima, tutto il discorso verso il presente. E quindi questo per la storia crea, diciamo, una sfida abbastanza particolare, perché crea un cortocircuito temporale proprio sull'elemento del tempo, perché prende, diciamo, tracce di memoria, come si diceva prima, ovunque, in qualsiasi piattaforma, in tante sfaccettature diverse, e lo sradica dalla profondità temporale che ha. E questo succede un po', diciamo, un po' dappertutto, ma secondo me nel campo della storia, della riflessione storiografica, ha delle implicazioni molto, molto, diciamo così, drammatiche. Dall'altra parte, oltre al come si comunica quello che si sa, e quindi anche come si usano queste piattaforme, le si conosce e si riconosce che anche chi ci ascolta è strutturato dentro uno spazio tecnologico. I pubblici non sono soltanto adesso chi ascolta, e non sono semplicemente un insieme di persone collegate insieme in rete. Il pubblico eredita letteralmente le caratteristiche della piattaforma. Il pubblico cerca attivamente, fa scalare i contenuti, contribuisce esso stesso a creare una memoria, diciamo, salvando, ripostando, ritrasmettendo. Questo non è solo un pubblico attivo, questo è un pubblico sociomateriale che funziona, diciamo, collettivamente, facendo parte di se stesso le funzioni della piattaforma. Tutto questo non si può ignorare. Quando lo si ignora, solitamente, diciamo, si creano delle difficoltà e delle performance non efficaci.
Oltre a questo, mi premerebbe di dire che oltre al come si comunica quello che si sa, io penso che conti anche perché si comunica quello che si sa. E questo penso che non sia un problema che affligge soltanto gli storici e le storiche, ma che affliga prima di tutto gli accademici e le accademiche, ma che affliga un po' in realtà tutti e tutte quelle che decidono di fare un passo per rendersi pubblici in queste piattaforme. Allora, queste piattaforme tecnicamente, da un punto di vista comunicativo, noi le abbiamo definite, noi, scusate, mi sono adesso appropriata di una cosa, Castells le ha definite, Manuel Castells, un sociologo spagnolo che conoscerete senz'altro, piattaforme di mass self-communication, vuol dire comunicazione di massa del sé. Allora, perché tutto parte da noi e raggiunge una molteplicità di altri, questa famosa comunicazione da molti a molti, no? Fa di noi il centro dei nostri flussi comunicativi. Ci sono tantissime teorie che hanno riflettuto su, diciamo, il ruolo centrale dell'individuo, no? L'individualismo in rete, la mass self-communication e così via. Ebbene, il fatto che siamo sempre noi il punto di partenza di tutto diventa sfidante, no? Perché allora dobbiamo partire da noi e al contempo dobbiamo creare una risorsa collettiva, come per esempio condividendo conoscenza storica e profondità storica e memoria in un certo modo. E qui però, secondo me, casca un po' l'asino, perché in questo partire da noi, che è quello che, diciamo, tipicamente si associa a questa idea del narcisismo, no? Ci possono essere due strade possibili. Visto che comunque dobbiamo partire da noi, o di questo noi facciamo, cioè del nostro io, della nostra performance, noi facciamo parte di la rendiamo parte di uno sforzo collettivo, e allora si va verso quello che è stato chiamato narcisismo civico, no? Noi ci mostriamo parte di movimenti, ci mostriamo parte di processi di cambiamento, ci mostriamo, diciamo, attivi, attive, no? Lo facciamo sempre quando veniamo bene, nel senso di tutte le fotografie delle manifestazioni dove andiamo, le mettiamo sempre quelle dove siamo venuti bene, con la bella faccia, il selfie fatto bene, con la bandiera giusta, insomma, no? È narcisismo in fondo, ma attraverso, diciamo, il proporsi in maniera narcisistica si veicola, diciamo, un percorso altro, no? Che ha uno sfondo collettivo. E questo è un modo, se volete, generoso di essere narcisisti. Dall'altra parte c'è una declinazione che Gert Loving ha chiamato narcisismo incorreggibile, che è quella più, diciamo, autoreferenziale di nuovo. E qua gli accademici e le accademiche hanno molto su cui riflettere, perché quando noi facciamo divulgazione, che cosa facciamo? Mostriamo che sappiamo più degli altri, o cerchiamo di far capire, cerchiamo di coinvolgere, di costruire conoscenza collettivamente? E guardate, secondo me questo non è così banale. Innanzitutto mi viene anche da specificare il fatto che questo discorso non vuole essere un discorso normativo, perché non si può dire a priori se una performance è un narcisismo civico o se è un narcisismo incorreggibile. Non c'è un giudizio di valore, e soprattutto non c'è nessuno che ha l'autorità di leggere nelle intenzioni delle cose, no? Le valutazioni delle performance devono essere fatte in maniera sistematica e anche con una grande onestà, secondo me, intellettuale. Dopodiché lo stiamo vedendo un po' tutti i giorni, anche fuori dal campo della storia, per esempio nel campo della virologia, riflettevamo l'altra sera, no? Io voglio mostrare che so, e che so più degli altri, e questa però è un'istanza di validazione mia. E quando io, dentro a un meccanismo che è di pubblico in rete, prendo una grande collettività e la strumentalizzo per il mio ego, e in qualche modo storpio proprio la natura reticolare, collettiva, distribuita di questi strumenti. Voglio che diventino il grande specchio nel quale mi rifletto. E secondo me questa cosa qua, diciamo, se la prendete e
e la applicate, diciamo, in qualsiasi contesto in cui la leggete, la storia, la sociologia, l'università, la politica, la virologia, quello che, i gattini, tutto quello che volete, secondo me funziona. E funziona per un motivo molto semplice, perché sempre dentro a questi ragionamenti qua ci sono queste piattaforme che sono fatte così, e sono fatte così in ogni contesto. Quindi da una parte c'è, diciamo, una struttura che è una struttura molto potente ed è anche una struttura di potere. E dentro però ci siamo noi e come ci orientiamo e come ci lasciamo condizionare da queste strutture, no? O le possiamo slargare, no? Le possiamo sbrecciare, oppure possiamo, diciamo, farci forza, no? E con grandi muscoli sollevarci e far vedere che siamo più forti di tutti. Io penso che molto, sembra, è banale, mi rendo conto, però a volte nella semplicità del, come si dice, anche delle visioni un po' metaforiche, forse anche un po' banalizzanti così, e c'è la semplicità delle grandi scelte a cui, davanti alle quali siamo. E, ecco, basta. Sara, l'avevo detto che rimetteva tutto a posto. Sì, ha rimesso tutto, poi chiudere sui gattini direi che è assolutamente il modo migliore per dare senso a questa nostra riflessione.